12 grammi di un composto A non elettrolita, e questa è un'informazione molto importante, sono disciolti in 180 grammi di acido acetico glaciale, formula CH3COOH, e peso molecolare di 60. Si misura un delta T crioscopico di 1,92 gradi centigradi. Determinare la massa molecolare del composto A, quindi peso molecolare di A. Il problema ci dà anche la kappa crioscopica dell'acido acetico, che è 3,90 gradi centigradi per chilogrammo fratto mole. Quando facciamo questo tipo di problema, dobbiamo partire dalla formula principale. Delta T crioscopico uguale a molalità per kappa crioscopico. Benissimo, delta T crioscopico ce lo dà il problema. Kappa crioscopico la conosciamo. Possiamo subito calcolare la molalità di questa soluzione. Allora, molalità è uguale a delta T crioscopico fratto K crioscopico. Quindi 1,92 gradi centigradi diviso 3,90 gradi centigradi per chilogrammo fratto mole. Uguale. Facciamo questo calcolo, 1,92 diviso 3,9. 0,492. Che cosa? Moli fratto chilogrammo. Bene. Quindi questa è la molalità della mia soluzione. Ora io però non ho un chilo di solvente, ne ho 180 grammi, quindi posso andare a calcolare attraverso una proporzione quante sono le moli effettive. Quindi 0,492 moli di soluto stanno in un chilogrammo di solvente, come x moli stanno in questi 180 grammi di CH3COH, però attenzione all'unità di misura, perché qui è in grammi e qui è in chilogrammi, ok? Quindi devo riportarlo in chilogrammi. 0,180 kg. Benissimo. X è uguale quindi a 0,492 per 0,180, ovviamente diviso 1. 0,492 per 0,180. Facciamo il calcolo, 0,492 per 0,180 e otteniamo 0,088. Possiamo scrivere 6, vai. Che cosa? Moli. Moli di composto A. Okay? Moli di A. Quindi, se io ho le moli di A, ho la massa di A, posso calcolarmi il peso molecolare. Certo, usando quale formula? La formula della mole, quindi mole uguale a massa in grammi fratto peso molecolare. Ok? Da questa formula io mi calcolo il peso molecolare. A che cosa è uguale? È uguale a peso molecolare uguale alla massa in grammi diviso il numero di moli. E quindi massa in grammi 12,00 grammi. Benissimo. Il numero di moli lo abbiamo trovato, 0,0886 moli uguale 12 diviso 0,0886 uguale 135,44. Quindi il peso molecolare del composto A è 135,44.